Leggere un proprio libro, leggerlo intendo dire per registrarlo, non per fare un'esperienza autoreferenziale, è molto interessante, anche molto istruttivo e ha un risvolto pratico non irrilevante. Se leggi ad alta voce, cosa che uno dovrebbe fare quando ha finito di scrivere un libro, noti dei difetti, per esempio, che non avevi notato rileggendo solo mentalmente, certe assonanze, certe ripetizioni, noti delle cose che avresti potuto far meglio e a volte le modifichi leggendo, quindi in un certo senso il libro letto è qualcosa di leggermente diverso, di più perfezionato rispetto al libro scritto ed è un'esperienza che dà un'idea di che cosa significhi il racconto. Quindi secondo me è un vero completamento del lavoro di uno scrittore. Io poi amo gli audiolibri in generale, amo l'esperienza dell'audiolibro ascoltato, amo il mondo concettuale che c'è attorno, quindi sono sempre contento di poter entrare in sala di registrazione per leggere le mie cose. Beh, le possibilità per realizzare un audiolibro sono due, o lo legge un attore o lo legge l'autore. Diciamo che l'attore è indispensabile per gli autori non viventi, è un po' difficile evocarli. Per gli autori viventi, a mio modo di vedere, se l'autore ne ha voglia e se ha un minimo di capacità per farlo, la sua lettura è preferibile, anche se è una lettura tecnicamente imperfetta. L'attore può offrire una lettura, molto sofisticata dal punto di vista tecnico, impeccabile dal punto di vista delle modalità attoriali, ma non sempre sa esattamente di che cosa sta parlando. Naturalmente l'approccio con l'audiolibro dipende molto dal tipo di testo che viene letto. Se uno pensa al piccolo libro che ho letto qualche mese fa, cioè Passeggeri notturni, pensa a un libro di 100 pagine con 30 racconti brevi, anzi molto brevi, ognuno di 3 pagine, sono come caramelle che uno può scartare e mangiare quando vuole senza uno sforzo particolare. L'estate fredda, che peraltro è più lungo che io abbia mai scritto, sono 340 pagine dense di molte cose. È evidente che il lettore deve sapere, e in generale sa, con che cosa ha a che fare quando prende il libro di carta, e il lettore ascoltatore deve sapere, e in generale sa, con che cosa entra in rapporto quando prende l'audiolibro. Non amo la parola, ma modalità di fruizione molto diverse, perché si tratta di testi diversi, di contenuti diversi, direi di tecniche di scrittura e di lettura diverse. E fra le molte definizioni che sono state date a questo libro, una che in particolare mi piace è di un lettore americano che ha detto che questo, prima ancora che essere un romanzo di investigazione, è un romanzo storico. È vero, è un romanzo storico perché racconta com'era Bari, ma com'era l'Italia, in un'epoca diversa dalla nostra, abbastanza distante dal punto di vista del tempo, degli anni, ma veramente molto distante dal punto di vista della temperie culturale e della temperie criminale. È un tipo di rapporto con i luoghi molto diverso da quello che troviamo per esempio nei romanzi di guerrieri. Questo romanzo c'è un esperimento letterario, se possiamo chiamarlo così, che è anche un po' una scommessa, cioè prendere la lingua dei verbali, cioè la lingua più antiletteraria che esista, e cercare di farne strumento di letteratura. La parte centrale del romanzo è quasi tutta costruita sulle trascrizioni di interrogatori di un collaboratore di giustizia, dico trascrizioni immaginarie ma altamente verosimili, esattamente corrispondenti a come erano queste trascrizioni, quindi questi verbali all'inizio degli anni 90, quando io facevo quel lavoro. E la scommessa è quella di fare come posso dire, un doppio percorso. La lingua del verbale di regola rende asettica la materia di cui si occupa, è fatta per questo, serve per distanziarsi dalla vita reale cui si riferisce, per molte ragioni, molte criticabili secondo me. La scommessa di questo libro e della parte centrale del libro è di prendere questa lingua apparentemente asettica e di farne, nel contesto romanzesco, uno strumento di verità, uno strumento per far percepire al lettore la tremenda verità dei fatti raccontati in quei verbali. Il racconto che c'è nel libro del giorno della uccisione di Falcone e della sua scorta è, nelle modifiche del romanzo, del tutto autobiografico. Il protagonista Fenoglio con la coprotagonista, la donna magistrato D'Angelo, stanno completando un interrogatorio quando il colonnello dei carabinieri entra nella stanza e
e li informa di quello che è successo, che è esattamente quello che successe il 23 maggio del 92. Era un sabato, io ero in una caserma dei carabinieri, stavo interrogando un testimone per una strage di mafia e entrò il colonnello dei carabinieri e ci raccontò quello che era successo. Ecco, devo dire, quel passaggio del libro, ma non solo quello, diversi altri che hanno a che fare con quei tempi e con quella vita e quelle indagini, dicevo, quel passaggio è del tutto autobiografico.